Ogni film è una tela bianca. L'artista può dipingere ciò che vuole secondo metodi a lui consoni. Delle volte inserisce oggetti stravaganti che completano la bellezza complessiva del quadro e delle volte tali oggetti rendono indimenticabile il quadro stesso. Sto parlando delle vetture più stravaganti e fuori di testa che il cinematografo abbia mai visto. Benvenuto nella rubrica Cars in Cinema by Ratti Auto. Vi presento le 5 auto che guarda Carnevale proprio spostati. Vai al mare e non sai dove parcheggiare? Fai anche tu come James Bond. Contatta Q e fatti trasformare l'auto in un anfibio. D'altronde, non ne sono lì tutti? Dal film La spia che mi amava, il quinto maggiore incasso della serie 007, troviamo una delle auto più fighe di sempre, la Lotus Esprit Subacquea. Durante un inseguimento, Roger Moore chiede alla Bond che ora si sappia nuotare, poco prima di lanciare l'auto in acqua da un pontile. Qui assistiamo alla trasformazione della Lotus in sommergibile. Wet and Ellie, così venne rinominata la vettura, non era in grado di rimanere asciutta al suo interno, quindi le riprese vennero effettuate da due occupanti ruotati di tutta subacquea. Ovviamente i gadget non mancano: periscopio, missili, siluri e mine. E l'inseguimento a vita breve. Anche se la strada di inseguimento col T-Rex e la Jeep Wrangler, l'auto ufficiale del Jurassic Park è la Ford Explorer. Diventata un'auto di culto, venduta sotto forma di giocattolo, portachiavi, poster e che più ne ha più ne metta, quest'auto ne vede tutti i colori. No, ma letteralmente. Rosso, verde e giallo sono i colori della carrozzeria. La Ford è la protagonista della scena del primo incontro col T-Rex. L'acqua che si increspa nel bicchiere, sintomo che qualcosa di molto grosso sta arrivando, è stata fatta pizzicando una corda di chitarra attaccata sotto il cruscotto. Pensate che durante le riprese col T-Rex, il regista Steven Spielberg ruggiva attraverso il megafono per simulare il verso e, risultato, tutto la creò ridere come matti. Quando uscì la pellicola, divenne il maggior incasso della storia del cinema, superato in seguito da Titanic. Se pensate che questa Ford avrebbe dovuto accompagnare i visitatori del parco in completa sicurezza, beh, nessuno avrebbe immaginato di vederne cadere uno da un albero. Tarantino è uno dei registi più divisivi in assoluto. O lo ami o lo odi. Non so da che parte stai, ma sarai concorde nel dire che trasforma in icone indimenticabili gli oggetti dei suoi film. Basti pensare alla valigetta e all'orologio Pulp Fiction. Qui è un altro l'oggetto di scena, punto di partenza della vendetta, tortuosa e insidiosa della protagonista. La Pussy Wagon di Kill Bill volume 1. Si parla di una Chevrolet Silverado in edizione limitata. La vettura è stata guidata dal regista Tarantino in persona per le strade di Los Angeles per promuovere l'uscita del volume 2. Venne fuori in seguito che si fece ben 10 giorni di carcere per non aver pagato una multa di $7,000. Ma non dovrebbe essere gratis il parcheggio per questo mezzone? La vettura fu anche usata nel videoclip del brano Telephone di Lady Gaga. L'Ectomobile, il mezzo di trasporto che chiami, conosce infestato da spiriti. E a bordo non possono che esserci 4 capofantasmi. Letteralmente un mix tra un'ambulanza e un carro funebre, con una sirena caratteristica, viene comprato da Ray per circa $5,000. Per le riprese se ne utilizzava un solo esemplare e andò bene per fortuna. Ebbe solo un piccolo problema al motore risolto con tempestività. Il fantasma Slime è stato scolpito in modo tale che fosse somigliante a John Belushi, amico degli attori protagonisti, scomparso 2 anni prima. La campagna pubblicitaria fu spettacolare. Nel trailer del film compariva un numero da chiamare. Pensate che il numero ricevette 1000 chiamate all'ora per 6 settimane. Questo contribuì a rendere la pellicola quella con maggiore incassi nel 1984. George Miller non è un regista molto prolifico, ma quando fa un film lo fa come Dio comanda. La saga di Mad Max ne è l'emblema, in particolare il quarto capitolo, Fury Road. Vincitore di 6 Oscar su 10 nomination, è una pellicola dalla produzione lunghissima e tratti sfortunata. Riporta sul grande schermo l'avventura di Max in un futuro distopico e post-apocalittico. I personaggi, i dialoghi, i costumi sono figli di una cultura dieselpunk. Più di tutto, però, lo sono le vetture, ideate dal genio Colin Gibson. C'è l'Interceptor di Max, una Ford Falcon Coupé nera, modificata con armi, un nuovo motore e un nuovo telaio. La War Rig di Furiosa, una sorta di autocisterna supercorazzata con due motori V8 e 6 ruote motrici. La Chevrolet Coupé di Nax, una super auto con ruote inclinate e tubi di scappamento in picchiata. La Giga Horse di Immortan Joe, somma di due modelli di Cadillac DeVille, dotata di archione lanciafiamme. E poi, a mio parere, il capolavoro. La Duff Wagon dei Duff Warrior, un vero e proprio palcoscenico mobile con tanto di altoparlanti, chitarrista e sparafuoco. Un mostro su strada destinato a motivare le truppe. Se ti è piaciuto il video, lascia like e commenta. Al prossimo video!